Ciao a tutti, belli di casa e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Ben ritrovati nella cucina popolare, la cucina di tutti, non solo di chi ha i soldi, anche perché nel 90% dei casi i soldi non ci stanno, perciò pensiamo pure al 90%, perché pensiamo solo ai prodotti freschi, costosi, di prima scelta? No, noi si mangiamo da tutto, in questo caso noi ci avviciniamo ad Halloween, dice, ma è una festa americana. Sì, però attenzione, quando si mangia diventa pure italiana, quindi pasta con la zucca, quella bella capocciona che ci ha messo sempre paura, da oggi in poi vi metterà fame. Quando vedete una zucca che sta così, con la candela all'interno, così tu dici, ambiti, un piatto di pasta. Allora, inizio subito, prima di tutto, col fare un bel brodino vegetale. A me serve il brodo vegetale per questa ricetta qui. Quindi vado a mettere dentro le carote, le patate, il porro, i pomodori, insomma, i vegetali. Sembra un po' scontato dirlo, però per il brodo vegetale servono i vegetali, non ci sono solo i dadi, dai. Faccio fare un minutino appena di soffritto, ma appena un minutino, poi andiamo con acqua fredda, portiamo a bollore per 10-15 minuti perché voglio il massimo dal brodo. Quindi si parte sempre con acqua fredda, mi raccomando. Dopo che è iniziato a soffriggere per un minuto e sentite tutti i profumi dell'orto che salgono, andiamo a coprire con acqua, come dicevo, fredda. Ah, così. Con il coperchio a fuoco medio-alto, non deve essere proprio altissimo, portiamolo a bollore. Dopo che ha preso il bollore lasciamolo 10 minuti, ok? Ah, nell'acqua che mettete ovviamente aggiungete sale, ma penso che siano cose scontate, ok? L'acqua va salata. Adesso con tutta la calma che ci manda il Signore andiamo a tagliarci la zucca. Io, dato che devo aspettare il brodo che si fa, ho quindi un quarto d'ora di tempo, me lo taglio a cubettini piccolini, ripeto, molto molto semplice, senza correre, non stiamo al ristorante, non c'è gente che si arrabbia, quindi le dita sono al sicuro, il taglio può venire più piccolino e più è piccolino il taglio, più la cottura della zucca sarà veloce. Allora, padella sul fuoco, olio d'oliva sempre e comunque, cipolla rossa tritata, la zucca senza rosmarino non ha motivo di esistere, quindi rosmarino dentro e facciamo soffriggere a fuoco basso. Mi raccomando, la fase della soffrittura del rosmarino e della cipolla non deve avere fretta, quindi pazienza, piano piano, e poi ci mettiamo dentro la zucca. Se dovete cucinare correndo, lasciate perdere, chiedete una cena da sport, perché quando si cucina in casa si cucina con gioia, con amore, con rilassatezza. Ok, ci siamo, zucca dentro, così, guardate che bei cubettini, bella carina, colorata, carina. 2 minuti li lasciamo soffriggere così senza niente, ok? Così che si abbrustolisce un pochettino, quella parte abbrustolita mi darà un gusto che dopo ci ritroviamo nel piatto. Dopo aver girato un po' la zucca andiamo a togliere i ramoscelli di rosmarino, altrimenti ci troveremo troppi aghi del rosmarino in mezzo al piatto e non è piacevole. L'importante è il sapore. Andiamo a mettere un po' di brodo, quello vegetale, quello nostro, niente dado, roba naturale saporita, così. Copro completamente con il brodo, la fiamma deve essere medio alta perché deve sempre sobbollire, e mi raccomando non mettete aggiunta di sale perché il brodo già salato non c'è bisogno di mettere sale. Dopo 10-15 minuti la zucca sarà completamente morbida, io la andrò a frullare per ottenere una bella crema. Dopo che l'ho frullata e ho ottenuto questa crema bella spumosa che mi andrà a condire tutta la pasta, io ci metto anche un po' di noce moscata, ma quello è opzionale, c'è chi non piace, quindi io vi dico, provatela se vi piace la noce moscata, non provatela se non vi piace. Baci. Ah, mi raccomando, con i vegetali che avete utilizzato per fare il brodo, frullateli tutti quanti, fate una bella crema vegetale, potete condire le paste per ogni situazione, anche sulla carne. Frullate tutto quanto e mettete la crema di vegetali sulla carne, potete farlo col pesce, potete farci una pasta, delle minestre, delle minestrine, insomma, super versatile, dai. Dritto dentro al frullatore, via!
La padella non me la lavate, mi raccomando, perché mettiamo un altro goccino d'olio e poi un upgrade. Quindi un aiutino alla zucca col sapore, mettiamo della pancetta, potete mettere prosciutto crudo, speck, pancetta, guanciale, tutto ciò che più desiderate. Però mettetene un bel po', perché io vedo troppe ricette che sembra che hanno paura a mettere la pancetta. Mettetela, fate sentire il sapore della zucca e della pancetta. Non mescolateli subito in cottura, altrimenti i sapori si vanno a mixare troppo e esce fuori un minestrone più che dei distinti sapori, ok? La pancetta fatela soffriggere bene, mi raccomando, deve rilasciare una patina sul fondo che poi con l'aggiunta della crema di zucca questo si va a sciogliere e va ad insaporire tutto quanto il piatto, è qualcosa di meraviglioso. E adesso giù con la crema di zucca, via! Oh, ma che meraviglia è, ma che meraviglia è, guardatelo! Stanno facendo amicizia, si stanno conoscendo, è un tutto un trionfo di sapori distinti. A this point, a questo punto, mettiamo i rigatons dentro, o schiaffoni, mezze maniche, insomma, pasta corta, anche le farfalle potete utilizzare, le penne, però ragazzi, la pasta lunga io non ce la vedo qui, ci vedo anche un bel risottone, ma quello lo trovate sul mio canale, già l'ho fatto. Quindi facciamo amalgamare bene i sapori insieme alla pasta. La pasta si deve impregnare, non si deve solo macchiare della salsa, deve prendere la salsa all'interno del rigatone. Adesso ultimo tocco e poi spegniamo, ve lo giuro. Parmigiano, grana padano, mettete quello che avete in casa e quello soprattutto che vi piace di più. Dopodiché spegniamo. Facciamo un bel saltino. Allora, cuccioli mostruosi, siete pronti per questo Halloween da paura? Mamma mia, che pastina, che goduria, ma che facilità nel farla, ma dai! Today I go straight away on the pan! Oggi vado direttamente in padella, a magnà, per chi non fosse poliglotta come me, la capita, belli. Eccolo qua, pancettona, zuccona, rigatone, mamma mia, che sapore. Allora, il profumo che si sente nell'aria ricorda molto la pasta e patate, eppure quella la dobbiamo fare e la farò se voi volete, quindi scrivetelo sotto a questo video, sì, fammi la pasta e patate per favore, e io la farò. Se nessuno lo scrive, non la farò, perché non significa che non interessa. Ma questa qui, ragazzi miei, vi fa adorare l'autunno, vi fa festeggiare Halloween pure se non siete americani. Ma che ci frega, basta che mangiamo noi italiani. Io non so che dirvi, oh. Ma porca... arriva... Oddio che buono, arriva la noce moscata, il rosmarino, i sapori arrivano dopo che l'avete mandata giù, sentite bene i sapori nel palato, madonna mia, preparatevi il pane perché con sta crema si fa veramente la super scarpettona. È bestiale. La pancetta bella croccantina che ha rilasciato quel bruciacchiato sotto, la reazione di Mario. Ogni tanto mi butto sulle stronzate che dicono nel web. Rilascia un sapore immenso a questo piatto di pasta, così semplice, così buono e così economico. Mi raccomando, rifate passo passo quello che ho fatto io, mettete un mi piace, condividete, vi prego, mi fate un favore enorme e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Io mi butto nei rigatoni!